andiamo. Mi scusi, aspetti, l'aiuto io. Mi scusi, ma con questo vento le chiedo scusa. Salve. Salve. Non si preoccupi. Che bel plastico. Che cos'è? È una scuola. Magari fossero tutte così carine. Spero che lo pensi anche il mio capo. Sicuramente. Chissà che mi porti fortuna. La saluto, sono in ritardo. Voilà, la scuola Astrid Lindgren di Adihun. Da quanto tempo lavora per me? Questo caos di colori non c'entra niente con lo stile a cui sono abituati i nostri clienti. Sì, ma una scuola è molto diversa dall'ufficio amministrativo di un'azienda informatica. I bambini mi hanno bisogno di colori. Mi porti un altro progetto per il 15. Almeno prima lasci che le spieghi nel dettaglio le mie scelte, signore. Ce la fa o no? Devo assegnare il lavoro a qualcun altro? Ce la faccio, non c'è problema. Per il 15 le consegnerò un nuovo progetto. Mi raccomando, Tuva. Conto su di lei. Ancora lei? Non è andata molto bene o sbaglio? Il capo non era entusiasta come lei. Mi dispiace. Ma allora vuol dire che non capisce niente di architettura. È molto gentile, grazie. Arrivederci. Un attimo, le preparo un caffè. Un caffè qui, sulla strada? Certo. È il migliore caffè del mondo. Direttamente da Napoli. È impossibile trovarlo a Stoccolma. È un'offerta allettante, ma purtroppo non ho tempo. Grazie comunque. Ah, aspetti. Il suo plastico. Quello? Ciao, sorellina. Oh, Sofia, ma sei matta? Ciao, tesoro, mi sei mancata. Che cosa così ci fai tanto qui? Mi hai spaventata a morte. Devo ricordarmi di non lasciarti più le chiavi o mi verrà un infarto. Sì, ma non per colpa mia, tu lavori troppo. Come mai non sei a Berlino? Non dirmi che l'ambasciata ti ha licenziato. No, mi sono presa una vacanza. Dalla faccia sembra che tu ci sia già stata in vacanza. È un vecchio trucco. Buon cibo, un po' di sport, tanto sesso. L'hai dimenticato? Un uomo, una donna, un letto. Diciamo che ho solo un vago ricordo. Hai deciso di farti suora? Vorrei tanto passare con te qualche giorno in totale relax. Quanto pensi di rimanere? Perché non sei felice? Sì, che sono felice, ma devo consegnare un progetto. Tu hai sempre un progetto da consegnare. Perché continui a farti sfruttare da quell'architetto? Guarda che Sondermann paga bene. Sai quanti architetti lavorerebbero anche gratis per lui? Sei troppo brava per quello lì. Anzi, è colpa sua se non fai carriera. Perché Alex non è venuto? Non aveva tempo, però ti saluta. Grazie. E poi volevo stare un po' da sola con te. Ma io non posso, la settimana prossima ho una presentazione. Per favore. Staremo insieme ad agosto. Te lo prometto. Sorpresa! Non te l'aspettavi, vero? Oh, Malin, che bello vederti. Che ci fai qui? Vi siete messe d'accordo? Già, per una volta che Malin è a Stoccolma. Facci dare un bacio. Wow, stai benissimo. Grazie. Sono riuscita a organizzare tutto per le prossime 4 mostre nella mia galleria. Quindi adesso ho ben 2 settimane di vacanza. Niente artisti, niente quadri e niente pittori. Andiamo a divertirci, ragazze? Oh, sì, per favore. Vi ricordate quando saltavamo le lezioni all'università e andavamo in giro a fare follie? Dai, facciamo come ai vecchi tempi. Io non posso, devo lavorare. Dopo. E le tue amiche? Trovato. Andiamo a Svaneholm. Oh, sì! Tu ti porti il computer e noi due ce ne stiamo tutto il giorno a prendere il sole, riposarci e ingolfarci con i dolci di Ingeborg. Sì, è un'idea fantastica. E di notte andremo a fare il bagno nude come facevamo sempre da ragazze quando si parte. Mm.
Maledizione. Quell'estate in cui ero stata bocciata e per tirarmi su il morale mi portavate a nuotare nuda ogni notte. Sì, è vero. E tu avevi una storia con Fairman. Questo non me lo ricordo proprio. Ma noi sì, però. E alla festa del 15 agosto gli hai spezzato il cuore lasciandolo per quello studente di legge. Sì, me lo ricordo. Bertie il bello. Era veramente carino. Per lui avevo perso la testa. Ho dimenticato di chiamare Ingeborg. L'ho avvisata io, è contentissima. Basta che non arriviamo tardi. Deve andare alla festa della chiesa. Ah, non vedo l'ora di mangiare i suoi dolci. Sì. E ora tutto questo è finito. Che cosa? Eh? Innamorarsi, perdere la testa. Oh no, non fare questi discorsi da vecchia. L'ho trovato. Chi? L'uomo della mia vita, sì, sto per sposarmi. Cosa? E con chi ti sposi? Lo conoscete. Neanche io avrei mai pensato che potesse essere l'uomo dei miei sogni, ma è così. Ci siamo rivisti 6 mesi fa. Malin, chi è? Thomas. L'ex di Tuva. Thomas Franson. Sì, Thomas Franson. Io amo Thomas e lui ama me. Scusate. Scusate. Mi dispiace, Tuva, ma è andata così. La vostra è una storia vecchia, sono passati 100 anni. 14 anni. Ma non importa, non è un problema. Sono solo rimasta un po' sorpresa. E dov'è che l'hai incontrato, Malin? Era a Göteborg per motivi di lavoro. Ci siamo rivisti per caso da amici comuni. Abbiamo parlato tutta la sera e tutta la notte e il giorno seguente. E poi, dopo 2 mesi, ha trasferito il suo studio legale a Göteborg. Tutto qua, fine della storia. Sono molto felice per voi. Vi auguro ogni bene. Anche io. Grazie. Celebreremo le nozze il 30 agosto. Venite, vero? Sì, certo. Certo. Forse gli si è rotta la macchina. Io l'ho già visto. Sei sicura? Sì, ho scambiato con lui 2 parole stamattina. Allora torna indietro. Salve. Salve. Cosa è successo? La macchina... Questa sì che è una sorpresa. Non è che mi sta seguendo? Scherzo. La macchina mi ha abbandonato. Non riparte più. E io devo andare a Lulea. Lulea? È molto lontano, noi ci fermiamo prima. Però possiamo portarlo a Svaneholm. Giusto, all'officina. Hai il cavo da rimorchio? Ma certo. Vi ringrazio. Figurati. Certo che Eric è un bel fusto. In passato ci avrei fatto un pensierino. Dove l'hai conosciuto? Veramente non lo conosco, l'ho visto per la prima volta stamattina. Allora perché sei diventata rossa? È ancora al telefono, chissà con chi. Con la moglie no, di certo, la telefonata è stata troppo breve. E troppo lunga per l'amante. Che lavoro farà? Non ha l'aria dell'impiegato, ma neanche del perditempo. È sceso da una barca a vela. Lo vedi? È un capitano! Sarebbe proprio il tipo adatto a te, Tuva. Se andasse male non dovresti cacciarlo via, sparirebbe da solo. E chi è che avrei cacciato via? Non avresti il coraggio? Io l'ho fatto 1000 volte. Sì, Malin è un'esperta. Certo. Lo sapete che non sono fatta così. Comunque è proprio carino. Al momento giusto, fra mezz'ora inizia la festa. Significa che dobbiamo vendere i tuoi dolci. Sì, se non avete altri programmi. Adoro queste feste. Ragazze, lui è Henning Nilsson, il nostro nuovo pastore. Un nuovo pastore? Lo vedete da quanto tempo non venite qui? Già da 4 mesi. All'inizio Henning doveva solo sostituire il pastore Anderson, ma adesso pare che resterà qui fisso. Quindi siete le nipoti tanto attese? Io sono un'amica delle nipoti. Ma fa lo stesso parte della famiglia.
Tu va, piacere. Ecco. E questa è la crostata di amarene, tutto fatto con ingredienti naturali. Tante grazie. Grazie a lei. Cioè, il formaggio è stato venduto. Oh, è finita la torta di fragole, ne prendi grazie. Una? Sì, certo, subito. Ecco a lei, ma come ho fatto finora senza di te? Che dici? Sei una delle poche che se la cava benissimo grazie. Da sola. Prego. Ecco i muffin. Ne prendo due. La torta di fragole. Opla! Aspetta, ti aiuto. Grazie, hai sistemato la macchina. Il meccanico dice che sarà pronta stasera. Fantastico. Ingeborg? Sì? Lui è Eric, lo abbiamo rimorchiato. Cosa? Nel senso di trainato, è un amico di Tuva. Oh, piacere, io sono la zia di queste due. Ed è fantastica, possiamo garantire, visto che ci ha cresciute lei. Se la macchina non sarà pronta per stasera, Ingeborg può darti una camera, a volte le affitta e forstieri simpatici. Spero non sia necessario, domani ho un appuntamento importante. No! Oh, super cielo! Io prendo queste torte. Tenetelo un attimo, provo a sistemarlo. Stava cadendo tutto. Ecco, ora dovrebbe reggere. Grazie. Sei bravissima. Siete state fortunate. Grazie. Ho bisogno di te, vieni. Ingeborg. Ed ecco sì? A lei. Credo grazie. Che il nuovo pastore ti voglia. Sì, ancora un grazie. Po' timido. Vado ad aiutarlo. Mi aiuti, Sofia? Mm-hmm. Grazie, buon appetito. Per fortuna c'era lei. Oh, ecco. Scusatemi tanto, signora. Abbiamo fatto una scommessa un su cosa fai tu nella vita. C'è chi ha detto bancario, chi giramondo. Oh, lei, carpentiere. Veramente io ho detto capitano. Complimenti. Faccio viaggi in barca a vela. Sono appena tornato dall'Egeo. Sì. Oh, un avventuriero. Sì. Dovete venire anche voi. Grazie, vieni allora. A ballare. Astrid, per favore, rispondi al telefono. Devo sapere se domani ci sarete al mio arrivo. Chiamami, d'accordo? Se non sapessi la verità, direi che Malin non è affatto cambiata. Ma almeno farà la cosa giusta. No, esagera, come sempre. Comunque è difficile credere che si darà una calmata e si sposerà. Che cosa ti prende? Mm? Hai perso il buon umore? Sciocchezze. Vado a recuperare Malin prima che le vengano strane idee. Io corro a casa a lavorare. Ce la fate a sistemare tutto da sola? Oh, certo che sei proprio una guastafeste. Oh, Sofia, è molto importante per me. Se il progetto della scuola piace, ci faranno costruire un quartiere intero. Lo sai da quanto tempo aspetto questa occasione? Sì. Divertitevi. Stai andando via? Io devo lavorare, ma le mie amiche restano qui. In realtà anch'io sto per rimettermi in viaggio. Pare che la macchina sia pronta. Io volevo ringraziarti. Non preoccuparti, era di strada. Magari ci si rivede a Stoccolma. Perché no? Niente è impossibile, l'abbiamo visto oggi. Tra 4 settimane sarò libera. Chi lo sa? Tu va, aspetta. Concedimi un po'.
Ehi. Tua zia mi ha fatto salire. Ha detto che potevo dormire qui. La macchina non è ancora pronta. In camera mia? Devo aspettare un pezzo di ricambio. Tua zia ha detto prima porta a destra, ma forse mi sono sbagliato. Sicuramente c'è un'altra stanza. È strano, qui di sopra c'è solo un'altra stanza libera ed è esattamente di fronte. Allora vado lì. È più un ripostiglio che una stanza, non ti faremmo mai dormire lì dentro. Noi ci teniamo molto ad essere ospitali. No, non è un problema per me. Dormo con mia sorella. No, è fuori discussione. Non sarebbe la prima volta. Ma no, non posso accettare. Non ci sono problemi. Tu va, per favore, lascia stare. Scusami. Prego. Sì? No, no, io... Aspetta. La macchina ha un guasto. No, non è più ripartita. Senti, Astrid, non ho voglia di litigare con te, ok? Di a Lily che verrò comunque e che faremo il nostro viaggio. Che giornata magnifica. Era tanto che non mi divertivo così. Non hai staccato gli occhi di dosso dal ragazzo dei panini? Parli di Torben? È davvero fantastico. Avete visto come balla? Valzer, tango, qualsiasi cosa. E da quando ti piacciono i balli tradizionali? Credevo che al giorno d'oggi non andassero più di moda. Ragazze, posso sapere chi di voi ha mandato Eric in camera mia? Ah, io no. Perché? Si è perso? Io l'ho soltanto invitato a dormire qui. Sembra un uomo dolce e sensibile, ma è un tipo focoso, l'ha fatto apposta. Potete risparmiarvi questi giochetti. Avete deciso chi dorme a sinistra e chi a destra? Io dormo con te, Sofia. Oh, che bello. È tutto quello che è rimasto dalla festa, Tuva. Ne vuoi una fetta? No, basta con i dolci. Ho più voglia di un po' di... prosciutto. Chi ne vuole? Io. E per caso sono rimasti dei cetrioli sott'aceto? Cetrioli? Ma tu li odi. Non sei incinta, vero? Malin? Sì. Sì, cosa? Sì, sono incinta. Davvero? Ma è fantastico! Ecco perché hai questo aspetto magnifico. È tutto merito di questa creaturina. Sono così la mia nipotina. E che cosa dice Alex? È contento. Sono al terzo mese. Che bello. È maschio o femmina? Ancora non lo so, non mi interessa saperlo. Dobbiamo fare un brindisi. Ci sarà lo champagne? Contenta. Sì? Ah, è vero. Sì, Amy, raccontami tutto. Dimmi. È successo per caso o l'avevate deciso? Sì, siamo a casa, tutto bene. E a me non avevi detto niente. Non volevo. Sì, certo, è stata una festa molto carina. Scusa, non avrei detto niente a nessuno. Adesso non posso parlare. Facciamo una passeggiata? È una notte così bella. Hai ragione, è bella. Ma devo andare a dormire, sono troppo stanca. Stavo pensando che forse sarebbe meglio fare i conti domani. È una buona idea. Sì. Volevo comunque chiederti una cosa, Ingeborg, ma non so da dove iniziare. Te lo chiedo e basta. Vuoi diventare mia moglie? Lo so che non ci conosciamo da molto tempo, ma... quando il primo giorno sei entrata in chiesa, mi è sembrato di vedere un raggio di luce entrare dall'alto e scendere direttamente sui tuoi capelli e per un attimo... mi sei sembrato un angelo, non ridere di me, ti prego. In quel momento, io mi sono innamorato di te. Henning, ho vissuto per così tanto tempo da sola che non mi sono minimamente accorta di quanto sentissi così forte il bisogno di incontrare qualcuno da poter amare. Significa che mi dici di sì? Sì, certo che ti dico di sì. Mi hai reso l'uomo più felice del mondo.
Che notte meravigliosa. Quando lo dirai alle tue nipoti? Oh, subito. Domattina. Sofia, perché stai piangendo? Niente. Perché ho lasciato Alex. Cosa? L'ho lasciato e l'ho cacciato via di casa. Mi ha tradito con una sua collega. In un viaggio di lavoro ho diviso la camera con lei perché non c'erano altre stanze libere. E da lì hanno sempre dormito insieme. Oh, che brutta storia. Non so neanche da quanto tempo vado avanti. Avrei dovuto accorgermene. Una collega così in gamba. Lui dice che do troppo peso a questa storia. Mi ha mentito, capisci? Come faccio a perdonarlo? Non ci riesco proprio e questo mi fa soffrire. Tesoro, ci credo. Vieni qui. Lo so quanto fa male. Tu non ti lasci coinvolgere da queste cose. Hai i tuoi ideali. Sei libera, ti concentri sul lavoro. Puoi fare tutto quello che vuoi. Sì, è vero. Ma a volte mi piacerebbe tanto essere come te, Sofia, e riuscire a lasciarmi andare. Tu hai saputo costruire una storia solida. Vi capivate al volo, eravate così felici. E lui ha rovinato tutto. Non lo posso perdonare. E che cosa ha detto del bambino? Non gliel'ho ancora detto. Cosa? Io voglio che torni per me e non solo perché aspetto un bambino. Sofia, glielo devi dire, devi dargli una possibilità, è pur sempre il padre di tuo figlio. Non sono neanche sicura che lo vorrà tenere. Io in questo momento non riesco a prendere decisioni. È difficile, però devi farlo. Oh, ti aiuterò io, te lo prometto, e anche Ingeborg ti darà una mano. Qui saremo sempre a casa, potrai venire quando vuoi, con o senza Alex. Ci sono io con te. Siamo pur sempre una famiglia. Davvero? Certo. Vieni qui, stai tranquilla. Sarò la zia migliore del mondo. Lo so. Buongiorno. Buongiorno. Allora, futura zia, hai dormito bene come me? Questo posto è magico. Sì, e ho fatto anche le crepe. Non per me, stanno venendo a prendermi. Tuva, sei sicura che non ci siano problemi riguardo a Thomas, eh? Ah, che sciocchezze, è stato tanto tempo fa e poi sono io che ho chiuso con lui. A volte capita che uno preceda l'altro. Perché? Ha detto qualcosa? No, no, non ha detto niente. Ma noi rimaniamo amiche, vero? Oh, ma certo. E dovete venire tutte le volte che volete. Ora Thomas fa parte della famiglia. Ciao. Vi siete svegliate presto? Ah, buongiorno. In passato dormivate fino a mezzogiorno. Io sono andata a prendere dei panini. Oh, ma non era necessario. Ho scaldato quelli che c'erano. Ah, sì, lo vedo. Ma di sicuro non verranno buttati. Che tavola imbandita. Perfetta come sempre. Grazie. Già, l'ho detto anch'io. Allora, a dopo. Ciao. Ingeborg, mi sbaglio o ieri indossavi lo stesso vestito di oggi? Cosa? Mm-hmm. Questo? Sì. È strano da parte tua. Sì, ma per andare dal panettiere non c'era bisogno di mettere un vestito pulito. Buongiorno. Buongiorno, Sofia. Stamattina tua sorella è molto severa con me. Vado a cambiarmi. Torno subito. Oh, le crepe, che buone. Oh, ciao, amore mio. Ho la strana sensazione che Mali non si è cambiata per niente. Come hai dormito? Come un sasso. Eric ti stava cercando, ho fatto cadere qualcosa. Spero che non sia uno dei miei bicchieri. Va a vedere.
È tutto squisito. Buongiorno. Oh, scusami. Ehi, buongiorno. Entra pure. Sofia ha detto che hai fatto cadere qualcosa e che mi stavi cercando. Ah, sì, la bottiglietta in bagno, ma per fortuna non è successo niente. Bene, allora è tutto a posto. Devi dirmi qualcos'altro? No, no, è tutto. Tuva, cosa volevi in realtà? Volevo vederti nudo, ma sono arrivata tardi. Oh. Attento. È pericoloso. Sì, traballa da un'eternità. La verità è che io e Sofia la usavamo come scivolo. Papà aveva promesso di ripararla. Avrebbe dovuto farlo. È morto prima di avere il tempo di farlo. Grazie, sì, ti saluto Ingeborg. Che fai? Mi segui? E tu invece che fai? Scappi da me? Da qua. Grazie. Ma non avevi tanta fretta di andare a Lulea? La macchina non è ancora pronta. Tipico. Devi fargli pressione. L'officina funziona solo perché è l'unica. Conosco il proprietario. Andavo a scuola con lui. Ma lui ha detto che i pezzi di ricambio stanno arrivando. Digli che lo saluto e che se non ti sistema la macchina non avrà più dolci da Ingeborg e lui ne va matto. Ok, ci proverò. Ma adesso andiamo a bere un caffè. Oh, dai, 5 minuti. Io dovrei lavorare. Ok, 10. Vuoi che ti porti una cioccolata calda? Con la panna? Come da bambina? Neanche quella funzionerebbe. Ieri sembravi così felice. Io sono felice. Mi dispiace per quello che è successo. Tuva me l'ha detto. Non doveva dirtelo. Devi parlare con Alex. Non riesco e non voglio. Lui ti ha ferito, ma tu devi pensare anche a tuo figlio. Sì, come lui ha pensato a me quando è andato a letto con quella. Non voglio pensare a lui, non mi interessa cosa fa. Quando nascerà il bambino deciderò. Vieni, ti aiuto. Come sei gentile, grazie. Certo non sembra che stia per sposarsi. Ingeborg, per il momento resto da te, va bene? Ma che succede? L'hanno presa male? Cosa? Ah, no, veramente non ho ancora avuto occasione di dirglielo. Tieni, sono per te. Grazie. Sofia soffre per amore. Ormai sono donne adulte, ma sto sempre male se non posso aiutarle. Invece io ho delle notizie fantastiche. Sai chi mi ha appena chiamato? No. L'arcivescovo Johansson. Mi trasferisce a Visby. Devo prendere il posto del vescovo Lindberg. Mi ascolti? Hai capito che cosa ti ho detto? Ingeborg, Visby, Gotland, diventerò vescovo. Scusa, io sono così sorpresa. Congratulazioni, Henning. Oh, questa è una bella, bellissima notizia. Sì, hai ragione, ed è un grande onore. Avresti mai immaginato che un giorno saresti stata la moglie di un vescovo? A dire il vero, no. È solo che pensavo che stessi bene a Svaneholm, visto che oltretutto sei appena arrivato qui. Anche per me questa notizia è una sorpresa. Mm. Però è anche fantastica allo stesso tempo. Ho un'idea. Andiamo lì il fine settimana, così vediamo la nostra futura casa. E quando dovresti cominciare? Il 1° settembre. Passeremo qui tutta l'estate. Sei contenta, non è vero? Certamente. È ovvio che sono contenta. Sarà meraviglioso. Oh, scusate, non volevo disturbare. No, Tuba, non disturbi affatto. Henning e io, noi... No. Il pastore Nilsson stava andando via. No, no, veramente non stavo andando via. Ecco, come posso dire? Io
Mio Dio, ora comincio a balbettare. Ecco cosa vuole dire Ingeborg. Noi due ci siamo innamorati. E proprio ora le stavo chiedendo se è disposta a venire a Visby insieme a me. Mi hanno trasferito lì. Fantastico. Sì, è fantastico. Ci ho ripensato, mi è venuta voglia di cioccolata calda. Che succede qui? Ci sono delle novità. Pare che qui le novità non finiscano mai. Ingeborg e il pastore Nilsson stanno insieme e Ingeborg ha deciso di andare a Visby con lui. Ah, ma non è possibile. Perché? Perché non puoi farlo, io non... Ingeborg, puoi dirci che cosa ne sarà di questa casa? La casa? Veramente, ragazze, io a questo non ho ancora pensato. Ho dimenticato una cosa, scusate, devo andare. Anche io ho dimenticato una cosa. Tu va? Tuva! Sofia! Complimenti, avete dato un bello spettacolo poco fa. Henning si sarà sentito come un appestato. Ma che vi è preso? Non siete felici per me? È stato peggio di una doccia fredda. Che cosa ti aspettavi? Da un giorno all'altro decidi che ti trasferisci e abbandoni la casa e noi dovremmo essere felici. Ma per la casa troveremo una soluzione, vedrete. È vostra, anche se io me ne andrò via. Da quanto tempo ci conosci? Da un paio di mesi? È una follia, Ingeborg. La casa deve essere abitata, altrimenti andrà in rovina. E se pensavi di venderla, scordatelo. Sono d'accordo. Cerca di ragionare, Ingeborg. Non puoi innamorarti così all'improvviso come un adolescente. Queste storie finiscono male. Ti prego, pensa a quanti ricordi abbiamo. Papà ha costruito la casa, abbiamo vissuto qui tutti insieme. Non puoi andare via e abbandonarci così. Ma non andrà tutto perduto solo perché io mi trasferisco a Visby con mio marito. Noi resteremo sempre una famiglia. Qui c'è tutta la nostra vita, non puoi andare via, vuoi capirlo? Pensaci! Ingeborg, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te qui. Io per voi ci sarò sempre, Tuva. Potrete telefonarmi. Potrete venire a Visby tutte le volte che vorrete. Che cosa stai facendo? Secondo te? Sto riparando la ringhiera. Ho fatto male? In realtà sì. Tua zia non vuole che le dia dei soldi per la stanza e allora ho pensato di fare qualcosa di utile. No, lascia perdere. Che cosa ci fai ancora qui? Veramente? Non dovevi essere già andato via? Ehi, ma che ti prendi? La ringhiera ha sempre traballato e può restare così per sempre. Ora puoi lasciarmi in pace? Lo so che è la tua stanza, ma... Preparo le mie cose. Mi dispiace per la ringhiera. Non sapevo che aggiustandola avrei ferito i tuoi sentimenti. Volevo solo rendermi utile. Magari mi dirai perché sei arrabbiata quando sarai più calma. Eric, mi dispiace tanto. Io non lo so perché ho reagito così. Stanno succedendo troppe cose tutte insieme, ma tu puoi restare. Volevo solo stare tranquilla e di solito vengo qui. Se non ti dispiace, però, di solito quando inizio qualcosa la finisco sempre. Quindi avrei bisogno di un po' di vernice bianca. Sai dove posso trovarla? Sì, ma è lontano. Ti serve una bicicletta per arrivarci. Ne abbiamo un paio in cantina. Segui la strada principale e dopo 100 metri trovi un sentiero molto stretto, non puoi sbagliare. Devi percorrerlo per un bel tratto finché arrivi a una piccola insenatura con sassi e alberi. È una vera meraviglia della natura. Continui sul sentiero e sali fino a quando non arrivi a un piccolo gruppo di case. Ce la farai? Questo è il posto. Venivamo sempre a fare il bagno con i miei genitori. Nei miei ricordi c'erano onde gigantesche. Era una giornata magnifica.
Avevamo fatto colazione tutti insieme e mamma si era già arrabbiata con noi, come al solito. Papà ci aveva sgridate dicendo di lasciarla preparare in pace. Voleva farsi bella per l'inaugurazione di papà. Anche mio padre era architetto. E poi ci hanno portate a scuola. Un bacio al volo per salutarci, perché come sempre eravamo in ritardo. Fu l'ultima volta che li vedemmo. Mi ricordo esattamente di quando la porta si aprì e entrarono due poliziotti. Un uomo e una donna. Dissero qualcosa al maestro e poi mi fecero uscire. Sofia era già in corridoio ad aspettare. Dovevamo essere molto forti, dissero. I miei genitori avevano avuto un incidente, un camion li aveva presi in pieno. Era passato con il semaforo rosso. Erano morti sul colpo. Poi ricordo che arrivò qualcun altro, dicendoci che mamma e papà non sarebbero più tornati. Il nostro mondo era distrutto, non avremmo più rivisto i nostri genitori. Non avremmo più fatto colazione insieme. Niente di niente. Non avremmo più potuto vederli. Adesso hai capito? Oddio, mi dispiace tanto. Non preoccuparti, ne è passato di tempo. Anche se a volte sembra che sia successo ieri. Ingeborg ci ha salvate. È il nostro angelo. Badava a noi anche prima, quando eravamo piccole. E quindi è rimasta a vivere insieme a noi. Suo marito l'aveva appena lasciata. Ha fatto di tutto per garantirci una bella infanzia. In pratica ha rinunciato alla sua vita per la nostra. Sono sicura, da qualche parte c'è un sentiero. Qui non c'è mai stato un sentiero. Invece sì, me lo ricordo. Non ti credo più. Ci siamo persi, ammettilo. E tu pretendevi che venissi da solo in mezzo a questa giungla. Sì, veramente. Mi sarei perso subito. Ora puoi lasciarmi, grazie. Oh, sì. Andiamo. E tu invece, che cosa facevi prima di andare per mare? Oddio, attenta! Ci sei? Costruivo barche. In pratica facciamo lo stesso lavoro. Non esattamente. Io sono un carpentiere. Tu sei l'architetto. Ci siamo, è laggiù. Ah. Oh, mi serve una pausa. Cosa c'era di sbagliato nel tuo progetto? Il mio capo vuole un'altra cosa. È un architetto molto famoso, tutto deve avere il suo stile. È questo che si aspetta il cliente. Già, allora dovrebbe arrangiarsi. Magari fosse così facile. Io lavoro per lui, quindi devo rispettare le sue regole. In cambio però prendo parte a progetti a cui non avrei accesso. E che casa costruiresti se potessi scegliere? La casa dei miei sogni? Sì. Non lo so, 10 anni fa avrei saputo rispondere, ma erano creazioni di fantasia, irrealizzabili finanziariamente. A volte sogno di poter costruire quello che vorrei veramente, perché mi serve come stimolo. Tu sapresti dire che barca costruiresti? Adesso come adesso credo proprio di sì. Forse è meglio andare, altrimenti troveremo la porta chiusa. Grazie per la scampagnata, mi ha fatto molto bene. Grazie per avermi accompagnato, è stato bello. Vorrei tanto invitarti a bere una cosa da me, ma purtroppo questa è la tua camera. Magari potresti riprendertela e invitarmi tu. Ho un sacco a pelo incredibilmente morbido. Potrei sdraiarmi accanto a te. Grazie, Eric. Buonanotte.
Eric? Sì? Eric, c'è qualcuno per te. Ok, arrivo. Lily! Papà! Come sei arrivata? Ma che ci fai qui? Mamma ha detto che non volevi muoverti da Svaneholm. Così sono venuta io, per non aspettare in eterno. È bellissimo qui. Ma come hai fatto a trovarmi? C'è solo un'officina, per fortuna. A proposito, la tua macchina è pronta. È meraviglioso. Vieni qui. Mamma non credeva alla storia della macchina. Diceva che era una scusa, ma io non le ho creduto. Perché non mi hai detto che venivi? Potevo venire a prenderti. Non sono più una bambina. E poi non sarebbe stata una sorpresa. Sei contento? Molto. Dovevi vedere. Sofia, Malin! Venite qui. Vi presento mia figlia, Lily. Ciao, Lily. Sei uscita dal cilindro magico? Vengo da Lulea. Quanti altri ne hai? Lily è la mia unica figlia. Papà, ho tanta fame. Questo non è un albergo, però possiamo andare in città. Ma io voglio mangiare adesso. Fammi l'omelette. Voglio la tua omelette speciale. Non vedevo l'ora di mangiarne una, ti prego. Tesoro, non fare i capricci. C'è la cucina. Prego, è tutta vostra. Ma dov'è Tuva? Non l'ho ancora vista. Sarà davanti al computer. Non lo so, forse non dovremmo affrettare troppo le cose. Per Tuva e Sofia questo posto è sempre stato un rifugio da quando erano piccole. Ogni volta che volevano scappavano in questa casa. E se io me ne andassi... Mi stai dicendo che non puoi venire con me a Visby perché le tue nipoti ormai adulte devono avere la possibilità di venire in vacanza 2 o 3 volte l'anno nella casa dei genitori? Non hanno nessun altro oltre me. Ma non sei stata tu a lamentarti del fatto che Sofia non è mai venuta l'anno scorso e che Tuva è stata qui solo a Natale, e questo perché non ha una famiglia sua? Con tutta la buona volontà non riesco a capire perché loro pretendano che tu... Ma no, loro non pretendono niente. E allora cosa c'è? All'improvviso hai perso il coraggio? O non credi più nel nostro amore? Vorrei tanto non doverlo dire, Ingeborg, ma... devi decidere. Ecco qua, tesoro. Grazie, papà. Senti un po', hai avvisato tua madre che sei arrivata sana e salva? Sì. Grazie. Sei sicura? L'ho chiamata dall'officina. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Tuva. Hai dormito fino a tardi. Guarda un po', abbiamo visite, c'è la figlia di Eric. Sì, lei è Lily. È appena arrivata. Mi ha fatto una sorpresa. Sorpresa riuscita? Bene arrivata, Lily. Lily, lei è Tuva. È così gentile che mi ha ceduto alla stanza. Dunque, la macchina è pronta. Possiamo partire subito. Oh... promesso a mia figlia di farle vedere la Svezia. Papà, io non voglio partire. Mi piace qui. Non è possibile. Tuva ha bisogno della sua stanza. E le sue amiche... mi hanno dovuto sopportare fin troppo a lungo. Ma non voglio stare tutto il giorno in macchina. Lo sai a che ora mi sono svegliata? E poi dovevamo partire mercoledì. Allora potete dormire nella mia camera. Non preoccupatevi. Potete restare tranquillamente nella mia stanza. Non è un problema. Tuva, dove sei stata stanotte? Perché gli hai detto di restare? Sei andata a letto con lui. Deve andarsene. Non è stato bello? Oh, sì. E allora lasciati un po' andare. Oh, e come? Non so assolutamente niente di lui. Neanche sapevo che avesse una figlia. È normale che alla nostra età la gente abbia dei figli. È sposato? Buona domanda, non lo so. Ti ho detto che non so niente di lui. Sofia, non ha alcun senso. Tuva, non fuggire. L'hai appena vissuto sulla tua pelle con Alex. Non voglio una cosa del genere. Ma perché sono andata a complicarmi la vita? Voglio solo lavorare in pace, nient'altro. Ti sei innamorata? No, non è vero.
Tuva, posso parlarti un attimo? Per favore. Papà, Malin vuole portarmi in barca. Posso andare? Papà, ti prego, dimmi di sì. E dove andate? Su un'isoletta. Deve essere fantastica. Ciao, tesoro mio. Sofia mi ha raccontato quello che è successo. Non è successo niente. E poi chi le ha detto di venire a raccontartelo? Oh, che stupida che sono. L'avrei fatto anch'io. Ingeborg, mi dispiace per quello che ti ho detto. Non è giusto. Dopo la morte dei vostri genitori parlai con degli psicologi. Dissero che avreste potuto avere difficoltà a fidarvi di qualcun altro nella vostra vita e che sarebbe potuta riaffiorare anche la paura di essere abbandonate. Può essere che si tratti di quello che hanno detto gli psicologi, ma io e Sofia siamo molto diverse in questo. E per quanto riguarda le relazioni, una volta che ti scotti la mano col fuoco, la volta successiva gli stai lontana. Ho la sensazione di avere fallito. Volevo darvi tutto l'amore possibile, ma non ci sono riuscita. Ma tu hai fatto di tutto e di più, Ingeborg. Non ci è mancato niente, siamo state felici, non dipende da te. Ma forse in realtà non sono stata così gentile, così altruista. Forse quel terribile incidente è capitato per farmi superare la separazione da Gunnar. No, non credo, non dirlo neanche per scherzo. Perché no? Ho potuto tranquillamente evitare qualunque relazione. Tanto dovevo badare a voi due, non ho dovuto pensare a rifarmi una vita. E tu stai facendo la stessa cosa, ti stai nascondendo dietro le tue case, il tuo lavoro. Perché è così che voglio vivere. Stai facendo esattamente quello che ho fatto io, ti rendi le cose più facili. Tieni tutti a distanza. Evito solo di gettarmi a capofitto in una storia come un adolescente, senza pensare al passato o al futuro. Io non mi sono gettata a capofitto e sono molto più grande di te. Allora forse in questo siamo diverse. Se so già che mi scotterò, mi tengo ben lontana dal fuoco per evitare il dolore. È impossibile prevedere se in futuro dovrai soffrire. Nessuno può garantirti una cosa del genere. Grazie, vieni. Papà. Tu va. Avrei dovuto dirti di Lily, mi dispiace. Già. Volevo farlo, ma... Scusami. È Astrid, la mamma di Lily. Scusami. Astrid? Sì, Lily è qui con me. Ma ti ha chiamato, no? Che cosa? No, non lo sapevo. Ti dico che non lo sapevo. Non ci eravamo messi d'accordo. No, non me l'aveva detto. Astrid, ascoltami bene. Se Lily sparisce all'improvviso nel bel mezzo della notte, la colpa è soltanto tua. Ah, davvero? È inutile che te la prendi con me. No, non venire a prenderla. Non è necessario, ok? Lily. Lily. Ho appena parlato al telefono con tua madre. Non è vero che l'hai chiamata. Le hai mentito. Le hai detto che andavi a dormire da un'amica e invece sei scappata. Non si fanno queste cose. Mamma aveva detto che tu non venivi più e che dovevo andare in vacanza con loro. Non puoi andare via in questo modo. Se ti succedesse qualcosa, non sapremmo dove cercarti. Ma non può costringermi a passare le vacanze estive insieme a loro? Solo perché la babysitter si è ammalata, io devo badare ai gemelli e ai figli degli altri. Hai idea di quanto sia noioso? Sono 5 adulti e 6 bambini piccoli e capricciosi. Lily, scappare di casa non va bene. Adesso devo riportarti indietro. No, mi avevate promesso che avrei potuto passare l'estate con te, come sempre. Perché non mantenete le promesse? Io resto con te. Non sei felice, papà? Certo che sono felice. Ma la mamma è arrabbiata e dà la colpa a me. Dai, adesso chiamala e chiedile scusa. Non è successo niente, d'accordo? Però chiamala subito. Tieni.
Ciao, mamma. Ciao, Tuva. Tutto bene? Che cosa stai facendo? In che senso? Mi riferisco a queste scenette patetiche con Torben. Ah, sì. Ho perso la testa. Sono pazza di lui. Non posso farci niente. Stai mandando all'aria il tuo matrimonio. Sciogliti un po'. Non prenderla troppo sul serio. Sono una persona socievole, non rigida come te. Sciogliermi un po'. Non puoi fare questo a Thomas. Non se lo merita. Lo sapevo che te l'hai ripresa. Thomas non ti è indifferente. Sto solo dicendo che non dovresti fargli una cosa del genere. Non capisci la fortuna che hai. Invece sì. È per questo che lo sposo. Credo che il tuo comportamento sia infantile. Davvero? E io credo che prima di criticare la mia relazione faresti meglio a pensare alla tua vita amorosa, che è un vero disastro. Se non fai attenzione, finirai per diventare una zitella, vecchia e triste. Vieni da papà. Pensa a quella scena, ma raddoppiata. È dura con un bambino piccolo, Lily. Due bambini. Ma quando saranno più grandi, giocherai con loro. Quando i gemelli riusciranno a fare qualcosa, io sarò già adulta. Lily, nella tua mail mi avevi scritto che eri contentissima. È normale che ora sei un po' stanca, ma hai sempre voluto un fratello. Sì, quando ero piccola. Ehi, guarda. Che bella barca. Sì. Quasi come quelle che costruivi tu. Già, ma quello era tanto tempo fa. Perché non costruisci più barche? Ricomincia, a me piaceva tantissimo. Ho un ottimo lavoro che mi piace molto. E comunque non stavamo parlando di me, ma di te. Tu sei scappata. Volevo solo stare un po' con te. La mamma ha l'affidamento, è lei che decide dove e con chi devi stare. E se lei dice che devi stare con la sua famiglia, devi obbedire. Anche se l'avevi promesso? Sì. E Lily, se scappi un'altra volta, probabilmente non ci vedremo più. Tu non puoi permetterlo. No, certo che no. Però dobbiamo farci venire in mente qualcosa. Ci penso io, papà. Ok. Henning, che bello sentirti. Sì, so cosa stai aspettando. No, ma mi deciderò presto. Papà, sei triste? Niente di grave. È colpa mia. No, non è colpa tua. Ti guardavo sempre mentre dormivi, quando eri piccola. Passavo ore davanti alla culla ad ammirare quella piccola creatura divina che riposava beata. Mi raccontavi storie lunghissime. Mi ricordo che avrei voluto non finissero mai. Già. Non posso rimanere con te. Per sempre. Sarebbe bello. Ma tu hai anche una mamma che ti vuole bene e non vorrebbe stare lontana da te. Sì, ma lei ha Bang e i gemelli. Tu non hai nessuno. Lo so. Allora, ragazze, c'è un posticino anche per me? Vieni. Tuva, mi dispiace averti detto quelle cose. Sai che non le penso davvero. Malin, hai una storia con Torben? È una domanda seria? Sì. Credete che farei una cosa del genere? Sì. Siete delle amiche meravigliose. C'è qualcosa tra di voi o no?
Beh, è un ragazzo molto carino. Mi puoi insegnare un sacco di cose. Oh mio Dio. Buonanotte. Tuva, sei occupata adesso? In realtà volevo andare a fare una passeggiata. Ti rubo solo qualche minuto. Non so come andranno le cose tra noi due, ma... vorrei provare a capirlo. Fammi sapere quando ci sei riuscito. Si tratta di Lily? No, non si tratta di Lily. Anche se hai avuto più di un'occasione per dirmi di lei. L'avrei sicuramente apprezzato. Ma tu non hai neanche provato ad aprirti, quindi come faccio a fidarmi di te? L'altra notte, che cosa avrei dovuto dirti? Che sto litigando con mia moglie per l'affidamento? Che non ne posso più di queste discussioni infinite? Che vorrei che Lily ne restasse fuori? Ho fatto un errore. E ora ho paura che mi proibiscano di vedere mia figlia. Era questo che dovevo dirti la prima notte? Forse sì. Tuva, mi dispiace, io... E quando pensavi di dirmelo? Che cosa avevi in mente? Tu vieni a letto con me, fai un viaggio di 4 settimane con tua figlia, poi vieni a trovarmi a Stoccolma e poi riparti per passare 3 mesi alle Canarie. È questo che pensavi di fare? No, Tuva, io no. E allora cosa? Vieni, vieni. Non mi interessa una relazione di quel tipo, dovresti averlo già capito. Sì, ma può andare in modo diverso. Tuva, per favore, diamoci una possibilità. Io so già come andrà a finire tra noi. Probabilmente ho delle aspettative troppo alte, ma sono fatta così. Forse è vero che mi nascondo dietro al mio lavoro, ma al momento ho qualcosa di concreto tra le mani e voglio realizzarlo al meglio delle mie possibilità. Adesso questa è l'unica cosa che conta per me. Odio le cose lasciate a metà, Eric. Nel lavoro come nella vita privata. E comunque dovresti prenderti più cura di tua figlia. Thomas? Oddio, Thomas! È così bello rivederti. Ti trovo bene. Anche tu, sei sempre in splendida forma. Fai una passeggiata? Di solito le idee migliori mi vengono camminando. Ma invece, Malin sa del tuo arrivo. Diceva che eri bloccato a Göteborg per lavoro. Il processo è stato rinviato. E così ho pensato di venire a farle una bella sorpresa. Malin vi ha già detto che... State per sposarvi? Sì, è davvero una bella notizia. Sono molto contenta per voi. Sei molto gentile. Ritrovare Malin è stata la cosa più bella degli ultimi 5 anni. Tu e Malin, se qualcuno me l'avesse detto 10 anni fa... L'avrei preso anch'io per pazzo. La scapestrata e il noioso, come fanno a stare insieme? Vieni, ti do un passaggio. Ok. È fantastico. Non è cambiato niente. Questo posto è un angolo di paradiso. È vero. Vado a preparare un caffè, ti va? Veramente, se non ti dispiace, vorrei prima andare a salutare Malin. In quale camera dorme? Nella camera degli ospiti, come sempre. Ma al momento non c'è, credo che sia andata a fare jogging. Jogging? E da quando fa jogging? Forse ha iniziato per me. È da un sacco di tempo che cerco di convincerla a venire a correre con me la mattina. Tuva Lundin, pronto? Ah, Johan. No, non mi sono dimenticata. Sto lavorando, non deve preoccuparsi. Sì, sì, certo, rispetterò la scadenza. Il progetto è quasi finito, può stare tranquillo. A presto, Johan.
Tuva, scusa, ma Malin corre così tanto di solito? Se mi dici dove è andata, le vado incontro. Tuva, per caso hai ancora un po' di... Thomas, ma che ci fai qui? Perché non mi hai detto che saresti venuto? Tuva ha detto che eri andata a correre. Oh, devo essermi sbagliata, ma Malin sicuramente ti dirà dove era andata, Thomas. Ah, che bello vederti. Dimmi dove sei stata. Non è che ti vedi di nascosto con un pescatore? No, io ho fatto una passeggiata. Che bello che sei qui. Malin, tu nascondi qualcosa. Dimmi dove. Malin, ho incontrato Torben al pontile poco fa. Mi ha detto di dirti che stasera non ha tempo. Scusate, non volevo... Thomas, è un vero piacere rivederti. Chi è Torben? Nessuno di veramente importante. Trovata in soffitta. È bella, vero? Il mio bambino dormirà benissimo qui dentro. E come pensi di portarla a Berlino? Non ce ne sarà bisogno. Che cosa vuoi dire? Ho deciso di restare qui con il bambino. Così Ingeborg può andare a Visby senza sentirsi in colpa e tu verrai il fine settimana. Sofia, ti prego, cerca di ragionare. Non puoi restare qui, devi tornare a Berlino. Il padre di tuo figlio vive lì. Piuttosto ci vengo io. Sì, certo. Ti trasferisci qui tutta sola mentre a Stoccolma costruiscono il grande quartiere residenziale. Sofia, non puoi mandare a monte i tuoi progetti di vita solo perché Alex ha commesso un errore. Solo un errore? Non posso credere che tu abbia dimenticato che cosa vuol dire crescere senza un padre e una madre. Temo di averla combinata grossa. Ho riferito a Malin un messaggio di Torben e ora lei e Thomas stanno litigando furiosamente. Non mi sorprende se lei perde la testa per il primo garzone che incontra. Non ci credo. Io volevo passare qualche giornata tranquilla con voi e invece ogni due minuti c'è un problema. Mi dispiace tanto, ragazze. Sentite, ho deciso di lasciar perdere l'idea di trasferirmi a Visby. In fondo avete ragione voi, è troppo presto per un passo del genere. E Henning lo conosco appena a dirla tutta. No, ho trovato la soluzione. Vengo io a vivere qui. No, scordatelo, non puoi rinunciare alla tua vita. E perché no? Anche tu rinunceresti alla tua. Sì, certo, ma è molto diverso. Sofia... Allora, tu andrai a Visby con il tuo pastore e tu verrai a trovarmi quando vorrai. È perfetto. Certo che posso spiegarti cosa c'è tra me e Torben. Ma ti assicuro che è una cosa del tutto innocente. Allora dimmelo e basta. Io voglio che tu ti fidi di me, anche se tutti gli altri dicono che sono andata a letto con lui. Quindi ci sei andata? Perché non capisci cosa ti ho detto? Quello che ho fatto con Torben è completamente irrilevante, ok? Voglio che tu ti fidi di me. Se non lo fai, allora... Allora che cosa? Allora è inutile che ci sposiamo. La fiducia è la cosa più importante, Thomas. Ti rendi conto di cosa mi chiedi? Sì, mi rendo conto. Thomas, io ti amo. Ti amo più di quanto avrei mai pensato. Ma se tu non ti fidi di me, allora tutto questo non vale niente. Volevo darti una cosa, ma per farlo dovresti venire con me in paese, all'officina. La macchina non è ancora pronta, è incredibile. Sì, il meccanico ha finito. Ah. Ce l'ha fatta. Quindi domani io e Lily partiamo. Ma... Astrid, che cosa ci fai qui? Sono venuta a prendere Lily, non vedi? Tuva, lei è la mia ex moglie, Astrid. E la madre di Lily. Molto piacere. Io avrei delle cose da fare. Buona giornata.
Dov'è Lily? Vorrei ripartire subito. Temo che lei non voglia partire con te. Non ha scelta, passerà le vacanze con noi. Astrid, non ho nessuna voglia di litigare. Basta, smettiamola di darci la colpa a vicenda. Qui non si tratta di noi. Non lo capisci? Si tratta di nostra figlia. Dei suoi bisogni e del suo bene. Quindi, per favore, cerchiamo di stare tranquilli. E chiediamo a lei che cosa vuole. È possibile? Sofia? Sì? Il tuo aereo parte domani alle 10. Cosa? Prima chiarisci tutto con Alex e poi prenderai la tua decisione. Non sono più una bambina, Ingeborg. Vuoi farmi credere che vivresti qui di tua spontanea volontà e non solo per farmi andare via tranquilla? Io ti conosco. Ah, piccola mia. Ti conosco fin troppo bene. Tu stai cercando di evitare il confronto con Alex. Ma ti conviene lasciar perdere. Perché tanto non andrò mai a Visby sapendo che tu sei qui da sola. Finché non avrai chiarito le cose, sappi che io non me ne andrò di qui. Questo è poco ma sicuro. Questo è un ricatto bello e buono. Lo so. Non capisco di cosa ti stupisci. Ingeborg ha ragione. Non iniziare anche tu. Salve, Henning. Tu va, Sofia, devo parlarvi. Non vi sembra arrivato il momento di cominciare a comportarvi da adulte? Ingeborg si sente responsabile per tutto quello che vi riguarda. E probabilmente questo è il motivo per cui non verrà con me a Visby. Noi non c'entriamo. Ingeborg sa quello che fa. Sì, e se lei decide di andare via, decideremo che cosa fare della casa. Probabilmente la cosa migliore è venderla. Non dire sciocchezze, non vendiamo niente, ci resto io. Così Ingeborg può andare a Visby. Secondo me i tuoi ormoni ti giocano brutti scherzi. Comunque non vogliamo che Ingeborg sacrifichi la sua felicità soltanto per colpa nostra. Henning, non si preoccupi, sicuramente prenderà la decisione giusta. È rimasto qui per te. Perché dice così, Lily? Mamma ha detto che la macchina rotta era una scusa e che poteva prendere un treno, un autobus. Tu ami il mio papà? Io... Ora quei due sono al ristorante a discutere di me. Sai cosa si prova quando gli altri decidono per te e tu non puoi farci niente? Devi fidarti di loro, prenderanno la decisione migliore per te. Non credo proprio. A volte sogno che torni tutto come prima. Mamma e papà si amano, viviamo tutti insieme. Papà costruisce le sue barche. Giochiamo, ridiamo e va tutto bene. Ma poi mi sveglio e sento mamma che litiga con papà al telefono. Li odio. Ma loro ti vogliono bene. Vedrai che troveranno la soluzione giusta. Presi singolarmente vanno bene, ma insieme sono una catastrofe. Mamma dice che papà non è responsabile, che va in giro per il mondo, che non si prende cura di niente e che di lui non ci si può fidare. Ma si è preso cura di me. E ora mamma vuole rovinarmi l'estate. Thomas, aspetta! Tuva, mi dispiace, ti ho cercato per salutarti, ma non ti ho trovato da nessuna parte. Ah, perché te ne stai andando? Venire qui è stata un'idea stupida.
Era il vostro fine settimana. Io che cosa c'entro? Non andartene. Il nostro fine settimana si è rivelato più complicato del previsto. Sarebbe un errore abbandonare il campo. Quel Torben, sai che tipo è? Lo conosci? Di vista. E cosa vuole da Malin? Sai com'è Malin? È vivace, socievole. È per questo che la amo. Ci è andata a letto, dimmelo. No, come ti viene in mente? Beh, non sembri molto sicura. Fuggire non è una soluzione. Tieni, parla con lei. Devo ammettere che l'idea di rivederti mi spaventava un po'. E invece sei qui a darmi consigli su come fare pace con Malin. Temevi che facessi una scenata perché sposi la mia amica? Ah, quello che c'è tra me e Malin è completamente diverso da quello che c'era tra noi due. Insomma, noi eravamo giovani, innamorati. Quando mi hai lasciato ho pensato che non avrei più potuto amare una donna quanto ho amato te. E invece ora l'hai trovata. Sai, devo ammetterlo, quando Malin ce l'ha detto, sono rimasta un po' scioccata, non riuscivo a crederci. Lei è famosa per rendere infelici gli uomini. Hai mai pensato a come sarebbero potute andare le cose tra di noi? Voglio dire, se tu non ti fossi spaventata, io non lo so, avessi avuto più pazienza, credi che saremmo ancora insieme? Se Malin ti rende infelice, la strozzo. Tuva, hai visto Lily? Era qui un attimo fa, non è in camera sua. No, di sopra non c'è. È sparito anche il suo zaino. È molto strano. Accidenti, proprio adesso che ero riuscito a parlare con sua madre. Astrid mi uccide. Lily! Lily, dove sei? Un panino con senape. E senza cipolla, grazie. E lei, Torben? Sì, si metta in fila e la servo volentieri. Che cosa vuole dalla mia fidanzata? Prego? Malin è la mia fidanzata. Ah, lei è Thomas. Malin mi ha parlato molto di lei. Come posso aiutarla? Voglio soltanto che la lasci in pace. Sì, certo. Tanto tra poco avremo finito. È un talento naturale. Ancora due o tre volte. Ma come si permette? Ma è impazzito. Io non voglio niente da Malin. Che cosa ha capito? Adesso ti faccio vedere io. Basta. Lasciatemi stare. Smettetela! Perché voi grandi litigate sempre? Ho chiamato Ingeborg. Non l'ha vista neanche lei. Non è meglio avvisare la polizia? È sparita solo da due ore e la polizia non può fare niente. Dobbiamo continuare a cercare. Ma dove potrebbe essere? Forse è andata alla stazione. O magari potrebbe aver fatto l'autostop. Speriamo di no. In quel caso non la troveremo più. Sì, che la troveremo. Vieni. Thomas, cos'è successo? Mi vergogno soltanto a dirlo, ho fatto a botte. E con chi hai fatto a botte? Secondo te con chi? Ah, la ragazzina che state cercando poco fa era nella piazza del mercato. Ne sei sicuro? Sì, certo. L'ho vista qui oggi. Capelli rossicci, salopette di jeans. Sì, è lei. Grazie. Grazie. Vado a prenderti del ghiaccio. Grazie. Eric, ma dove hai preso questo plastico? Dal bidone dell'immondizia. L'avevi buttato via. Ma questo progetto è tutto sbagliato. No, io non credo. Anche Lily ha detto che questa scuola è fantastica. Volevo dartelo in maniera più elegante, ma forse ti sarà d'aiuto comunque.
Dimmi che non è vero, ti prego. Mi ha appena chiamato Torben. Sì, forse mi sono comportato da idiota, ma non mi faccio rubare la ragazza da quel tipo. Ma ti ho detto che non c'è niente. Perché non mi hai promesso che non l'avresti più rivisto, Malin? Non puoi fare a botte per queste cose. È un gesto estremamente coraggioso, davvero uomo e anche molto tenero. Ma non smetterò di vedere Torben. Malin, credevo che non ti interessasse. Questo non l'ho mai detto. Qualcosa di interessante ce l'ha. Ma sei tu quello che amo. Devi fidarti di me. Oh. Di che cosa avete parlato? Dei vostri litigi e del fatto che lei ci sta male. E di che altro? Di te, che sei inaffidabile e non ti prendi cura di niente. Lo dice sua madre. Ovviamente. Ma Lily ha detto che ti sei sempre preso cura di lei. E voleva anche sapere se sei rimasto qui per me. Lily è davvero incredibile. Mi ha chiesto se sono innamorata di te. Beh, ecco, questo lo vorrei sapere anch'io. Credo di sapere dov'è. Al porto. Adora le barche. Eccola lì. Ehi! Dove crede di portare mia figlia? Lily, vieni subito qui. Papà, lui è Lars Bergain, il proprietario della barca. Lily, questo non mi interessa, vieni qui. Lei è Eric Vanning? Sì. Non l'hai riconosciuta? L'hai costruita tu! Gli ho chiesto se ne voleva un'altra simile. A lui non serve, ma un suo amico ne vorrebbe tanto una. Sì, questo è il suo numero. Sua figlia le fa un'ottima pubblicità. Ci sa fare. Un mio amico è molto interessato a questo tipo di barche. Lo chiami? Sì, grazie. Prego. Ti avevo detto che non dovevi più scappare. Ma io non sono scappata. Non dovevo cercare una soluzione. L'ho fatto. Ti ho trovato un lavoro. D'accordo, ma dovevi restare da Tuva. Le regole si rispettano. Ok, come vuoi. Senti, Tuva, chi vivrà nella casa se tua zia si trasferisce? Non possiamo andarci a vivere io e papà. Alla buon'ora. Ora possiamo ripartire. No, mamma. Non vengo con te. Passerò le vacanze con papà, come avevamo deciso. È un anno che aspetto questo momento. Sono io che ho l'affidamento, quindi decido io. Astrid, per favore. Questo è... Ormai sono abbastanza grande da poter decidere con quale genitore vivere. E io voglio vivere con papà. E come pensi di fare? Andrai per mare insieme a lui? Smetterà di fare quel lavoro. Esatto. Astrid, io voglio cambiare vita. Rimango qui a Svaneholm e ritorno al mio vecchio lavoro. Costruirà barche. Io ti verrò a trovare ogni tanto, ma ora è il turno di papà. Sono stata tanto con te. E tu ora devi pensare ai gemelli e Bang. Non mi sembra di averti mai trascurato. Mamma, non voleva essere un rimprovero. Ma devi capire che ora voglio passare un po' di tempo con papà. Certo. Se è questo che vuoi davvero, va bene. Grazie. Ti voglio bene. Sofia, puoi venire? C'è qualcuno per te. Non posso, devo andare a Stoccolma o perderò l'aereo. Sì, capisco la fretta, ma un secondo ce l'avrai. È importante. Thank you.
Sofia, Ingeborg mi ha detto che stavi tornando a casa. Beh, ti ho preceduto. Sono venuto apposta per chiederti scusa. Sono davvero un idiota. Non so come mi sia venuto in mente. Sì, sei un idiota. Avevi tutto il mio amore, ma evidentemente non era abbastanza. Ho commesso uno sbaglio, ho seguito l'istinto. Hai seguito l'istinto? Ma tu sei la cosa più importante per me. È vero che stavi tornando a casa? Sono incinta. Tu sei cosa? Incinta. Sei contento? Sì. Certo. Ti odio. E io ti amo. Oh, Tuva. Salve, Henning. Salve. Vorrei parlarle un attimo, se è possibile. Prego. Volevo dirle che sono contenta per lei, Ingeborg. È una donna meravigliosa e si merita tutta la felicità del mondo. Glielo dico con il cuore. Sì, è quello che merita ogni persona. Già. E per questo non voglio che rinunci a partire con lei solo perché si sente responsabile per me e Sofia. Non me lo perdonerei mai. Quindi non devo più preoccuparmi per voi due? Ingeborg. Io voglio soltanto che tu viva la tua vita. Noi ce la caveremo, ormai non siamo più delle bambine. Puoi stare tranquilla e poi possiamo sempre venire a trovarti. Sì, è quello che ho pensato anch'io, Tuva. E per questo andrò con Henning a Visby o dovunque mi chiederà di andare. Bene. Ah, e credo anche di avere trovato chi terrà in vita la nostra casa se Sofia decidesse di tornare a Berlino. Chi? Tu? Ma prima devo andare a un appuntamento a Stoccolma. Sarò di ritorno per cena. Che significa, Tuva? Questo è il progetto migliore per la nuova scuola. Secondo me va costruita così. Non crederà davvero che io possa presentare un progetto del genere? Mi aspettavo questa risposta, ma ora non mi importa più. Cosa? Mi sono attenuta alle sue direttive per troppo tempo e è arrivata l'ora di prendere la mia strada. Proverò a presentare questo progetto con il mio nome. Ne è sicura? Sì. Buona fortuna. A quanto vedo, il progetto è finito. Sì. Bello. Quindi significa che non devi più lavorare. Presenterò il modello esattamente come l'ho progettato. Grazie. Di niente. Dai, vieni! Torben dice che sono perfetta. Lo odio, questo Torben. Tra poco lo amerai. Balli con me? Allora, che ne dici? Torben ha fatto un buon lavoro? Torben è un maestro di balli tradizionali e mi ha insegnato il valzer. Perché? Tu non sapevi ballare? Purtroppo no, ma ho imparato solo per te. Così potremo ballare un perfetto valzer nuziale. Che ne dici di un valzer? Adesso hai tutto quello che vuoi. Non ancora. Devo prima preparare i bagagli. Si dà il caso che io verrò a vivere e lavorare qui. Tutta sola? No, con te e Lily. Ti piace come idea? Se mi piace come idea, è la migliore che hai avuto. Credo che anche a Lily piacerà molto. Tesoro. A Visby. A Visby. A Visby. A Visby. A Visby. A Visby. Che buono. E tu non brindi? Al nostro balzo. Prendi un bicchiere. Chiamerai.